Allora, prima di parlare della partita Inter-Fiorentina, volevo fare i complimenti al presidente Commisso e a Gio Barone, perché sono stato al Viola Park settimana scorsa, no? Com'è, Bobo? E Nigro, che è il nostro amico, è quello che l'ha sviluppato, no? Ha fatto la costruzione. È una cosa fuori da ogni logica, di una bellezza incredibile. È un centro fenomenale, meraviglioso. Ma è difficile spiegare, uno deve andare a vederlo, perché vedi una roba, sembra un albergo 5 stelle super lusso, c'è tutto. Bello. C'è tutto, tutto di più. Se vuoi diventare un giocatore forte, se vuoi diventare un qualcuno, lì hai tutto per diventare quello che vuoi. Quindi complimenti a loro, perché hanno fatto un lavoro, un centro sportivo voto 10, spettacolare in tutto. Quindi se riuscite, te Camel, se vai spesso a Firenze, vai a vederlo, perché è una roba che rimane scioccato, da quanto è bello. Quindi complimenti a loro. Io e Nick eravamo a vedere la partita. Io dico una cosa: Fiorentina è una buona squadra, è una squadra forte secondo la Fiorentina, ok? Gioca un bel calcio, però ha giocato contro una squadra che è ingiocabile, troppo, troppo più forte, è straforte in tutti i reparti. Ieri Thuram mi è piaciuto molto, perché poteva fare qualche gol in più, ha fatto un gran gol, ma ha giocato molto bene, ha dato una gran palla di prima a Lautaro, che poi ha fatto gol, sempre presente nel gioco, si fa sempre vedere, già riesce a dialogare molto bene con tutti i compagni, eh? Cioè, sa proprio giocare. Ha fatto il suo primo gol ieri, ha fatto un gran gol, poteva fare qualche altro gol. Lautaro è diventato ormai immarcabile proprio, grandissime giocate, ma la squadra è super 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 forte. Quindi Fiorentina, nonostante è una squadra che a noi piace perché gioca a calcio, cerca di giocare e hanno dei buoni giocatori, giocatori forti, ieri non c'è stato, Nick, dimmi se sbaglio, un minuto dove tu dici la Fiorentina può andare, l'Inter è troppo più forte. Poi ieri si sono alzati i cinque della panchina, ha fatto giocare Aslani ieri, quindi, perché lui diceva: ma perché non, se non gioca mai non va via, cioè vai a giocare, no? Dopo un anno vai a giocare un po', l'ha messo 15 minuti, ma ieri quando si sono alzati, cioè, panchina forte, no? Quindi secondo me è una super squadra all'Inter, e gioca, ha iniziato quest'anno giocando, come tu hai detto settimana scorsa, Anto, ma sono proprio forti, sono proprio forti. Di Marco fa dei cross, ma già un po' che lo diciamo, Camel, no? Quando lo vedi, fa dei cross Di Marco, ha una qualità in piede sinistro, ieri Cuadrado, grande palla per Lautaro, cioè hanno una qualità veramente altissima. Quindi niente, bene bene ieri l'Inter. E quello che aggiungo, che mi piace comunque la continuità che sta dando l'allenatore, gli 11 sono sempre quelli, il risultato si vede. Con Bobo parlavamo che poi siamo stati attaccanti e parlavamo spesso di Thuram, cacchio, si vede che lega il gioco, è bravo, però quanti gol riuscirà a fare, nel senso che se tu devi vincere il campionato non li deve fare solo Lautaro, come abbiamo detto, così boom, ha fatto subito la polpetta e ha fatto gol. Parlavamo spesso e lo osservavamo Thuram. L'Inter recuperava palla, aggrediva, la Fiorentina non è riuscita a giocare. Quello che devo dire della Fiorentina, non capisco un po', a noi piace la Fiorentina, come mai cambia gli 11 titolari ogni volta in tutti i ruoli, in tutti i reparti, tipo Duncan aveva fatto gol, assist, non l'ha messo come altri giocatori, il portiere gioca uno, gioca l'altro. Secondo me la Fiorentina è una buona squadra, un buon sistema di gioco, secondo me, come sta facendo Inzaghi, a un certo punto secondo me anche Italiano deve scegliere un po' i titolari, se no crei confusione e puoi fare queste partite. L'Inter più forte, però secondo me la Fiorentina è meglio di questo che abbiamo visto, perché molte squadre ti aggrediscono come fa l'Inter. Un po' sono rimasto deluso vedendo la Fiorentina di Genova della prima di campionato e questa qui. Troppa differenza di una squadra che comunque ha delle idee di gioco, un allenatore che a noi piace, però ripeto, forse deve scegliere un po' più di titolari.
L'Inter tutto perfetto, a me, io sono onesto, Dumfries non mi fa impazzire, quello che alcune volte non ti fa la scelta giusta se ti deve crossare oppure deve, è quello che un po' non mi convince di questa squadra. Per il resto è una squadra che va da solo e con i cambi che ha, secondo me può andare da solo, e staremo a vedere appunto in attacco se Thuram farà i gol che deve fare. Per essere una grande squadra li deve fare anche lui. Per quanto riguarda la Fiorentina, Nick, devo dire questo: ti è scappata la partita di giovedì, però giovedì è stata una partita dura che sì, ho visto tutta la tutta ed è finita 2-0 fino all'ultimo minuto ed è stata tosta, quindi se tu pensi che abbiamo appena passato agosto, le rotazioni adesso un po' ci stanno, ci perché sta. Non è che, che tutti sono poi in linea di massima, sono d'accordo, 7, 8, 11, 9 potrebbero essere quelli su cui puntare, però forse non c'è nemmeno così per diversi elementi la titolarità garantita, cioè adesso che sta diventando titolare Ranieri per esempio, no? Non è detto che Ranieri sia il titolare di tutto l'anno del reparto arretrato, sta facendo abbastanza bene, però ci sono altri giocatori, cioè la Fiorentina ha preso Gerry Mina, c'è cioè Martinez quarta, e adesso c'è da capire chi sta, cioè Biraghi sicuramente titolare, però la Fiorentina ha preso Parisi, quindi l'ambizione di queste squadre è cercare di avere due giocatori per ruolo. Poi sono d'accordo che non sono mai pari, c'è sempre uno che ha il 70% di crediti che deve poi guadagnarsi e confermarsi e gli altri che devono dimostrare qualcosa in più, però adesso è tanto, e quindi ritrovo normale io nell'idea della Fiorentina, che ha comprato anche giocatori nuovi, per esempio l'ultimo arrivato è Maxi Lopez, che io sapevo che andava via da Sassuolo, quindi un altro che entrerà nelle rotazioni a centrocampo, quindi per forza di cose bisogna portarli su se vuoi competere in tre competizioni, perché loro poi sono andati dentro alla fase a gironi della Conference, c'è da portarli su. Poi la Fiorentina adesso c'è da capire, perché c'è da sempre da portare su Beltran, che tra l'altro Beltran poteva essere convocabile per l'Italia, invece ha scelto l'Argentina, quindi andrà a giocare per la nazionale argentina e non per l'Italia, perché poteva essere tesserato anche per l'Italia, è un altro da mettere dentro, però ci sono anche altri attaccanti, altri esterni, però la Fiorentina Zola è arrivato, sì è arrivato un po' di tempo fa, però è arrivato adesso in questo mercato, quindi secondo me la Fiorentina ha lavorato bene in campo. E al di là del risultato, poi parliamo della partita, dirò la mia sulla partita, va vista nel tempo, va rinnovata il percorso nel tempo, anche cercando di dar minutaggio a tutti, e non può competere con quest'Inter, che secondo me l'Inter, io mi ripeto, veramente lo spartiacque sono stati i due mesi finali, ragazzi, perché i due mesi finali dell'anno scorso, finiti in quel modo, hanno creato dei presupposti che sono stati rispettati subito quest'anno. E ti dico anche una cosa, non so se avete avuto voi la stessa impressione, è stata secondo me la miglior partita dell'Inter con la Fiorentina delle tre, ma io vedo un Inter che va ai 60 all'ora, che vince andando ai 60-70 all'ora, che si fa bastare il giusto, cioè non lo strapotere o, che ti posso dire, il dominio della squadra che sa di essere più forte e non ti risparmia nulla, cioè fa due o tre scambi e arriva. Se deve mettere la palla alta arriva, fa gol di testa, se deve crossare, se deve entrare dentro il campo, a me sembra che vada in maniera abbastanza gestibile, quasi col pilota automatico, dentro le sue rotazioni, dentro Thuram, è l'unico giocatore nuovo, quell'incognita possiamo dire che può rimanere, però non dimenticherei che Thuram è entrato nella finale di Coppa del Mondo, quindi il livello del calciatore, lo status non si discute, si valutava un attimo più che ruolo il sistema, cioè non la posizione ma i movimenti, e mi sembra che li abbia assimilati velocemente, ha fatto assist anche a Cagliari, quindi perché io devo dire questo, perché l'Inter non è solo la più forte come secondo me autostima, rotazioni e anche continuità, cambi, ma io devo dire che onestamente, e secondo me si può sottolineare se lo si crede, secondo me l'Inter gioca bene. Sì. Secondo me l'Inter gioca bene, non so se è quella squadra che mai come prima caratteristica ti conquisterà sull'attrattivo del gioco, però non si può dire che non gioca bene.